Campioni di matematica, quattro studenti del liceo San Nicolò di Prato hanno vinto il concorso nazionale superando oltre 500 classi. Il gruppo, ribattezzato I Pitagora, è un esempio di integrazione e di gioco di squadra. Carlotta Manno. C'è Sabrina, un asso dei problemi di logica, Susanna e Sergio che non si fermano di fronte a nessuna sfida numerica e Annalisa che è in grado di fare calcoli al ritmo di una calcolatrice. Sono loro i quattro campioni di matematica della prima liceo scientifico San Nicolò di Prato, una squadra formata da una studentessa italiana e tre compagni di classe di origine cinese nati in Italia. Ci ha rafforzato la nostra amicizia e ci ha aiutato anche nella matematica. E grazie ai punti forti di ognuno che abbiamo vinto. È un'esperienza molto bella e io spero di rifarlo il prossimo anno. Con questa formazione hanno sbaragliato 520 classi arrivate da tutta Italia per questo concorso nazionale di matematica. Un team, quello dei campioni, scelto in base alle qualità scientifiche dei quattro e non tenendo conto della nazionalità. Le squadre sono state fatte nella maggior parte dei casi spontaneamente, i ragazzi hanno deciso di aggregarsi ognuno con i propri amici. Anche perché nel gioco di squadra conta molto l'intesa, ovviamente. È un esperimento di integrazione che sembra essere riuscito al 100%. Dopotutto, la lingua dei numeri è universale.